Matti Costruzioni, dal 1958 in mobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno. Lo psicoterapeuta Alberto Pellai, attraverso le pagine di Repubblica, consiglia agli studenti alle soglie dell'esame di maturità: imparate a gestire le modalità più vantaggiose per voi per gestire la sfida, coltivate l'ansia buona e dimenticate quella cattiva che vi fa stare male. Lei che ricordo ha della maturità, negativo o positivo? No, la mia maturità è stata molto positiva perché non sono mai stata particolarmente nervosa per la scuola, però all'università invece la sono diventata, quindi c'è cioè, un buon consiglio, un po' difficile da mettere in pratica, però. Positivo, basta veramente, come hai detto tu, controllare l'ansia e anche all'orale è facilissimo, ti ammettono a tuo agio i professori e quindi non c'è da essere ansiosi. Se sei ansiosa è peggio. Delle ragazze, visto che erano molto ansiose più dei maschi, infatti hanno fatto molta più fatica. Anche magari più bravi dei maschi sono arrivati a prendere voti più bassi per l'ansia. Quindi quello è importante, controllarsi e poi è facile, è una cosa molto facile, quindi. Io ho un ricordo tutto sommato positivo. Diciamo, ovviamente lo stress c'era perché sono giorni impegnativi, però io ho un ricordo positivo anche perché ho studiato in un istituto abbastanza piccolo, quindi ci si aiutava anche fra compagni e poi siccome avevo una commissione di insegnanti interni, diciamo che non è stato così traumatico, ecco. Oggi ci sono anche invece i professori esterni che arrivano da altri istituti, quindi magari c'è più paura. Mi rendo conto che sia più probabilmente più traumatico per gli studenti, E certo. se dovesse dare un consiglio ai ragazzi che stanno appunto per affrontare questo importante traguardo, che consiglio daresti loro? E che dentro di noi tutti abbiamo delle risorse inimmaginabili, che quindi al momento del bisogno le risposte arrivano anche se ci sembra di non ricordarci niente, che è quello che capita anche a me sempre. Ormai chi ha studiato, qui no, no, l'ansia c'è, ma per chi ha studiato non ci deve essere, per chi non l'ha studiato deve cercare ormai di mettersi un po' a pari, però non è nulla di complicato. Il primo è non farsi prendere dal panico, secondo me. In assoluto il più importante. Sì, credo sì. Secondo una recente ricerca, il 27% punta un voto da 60 a 70 e un maturando su 4 aspira a un punteggio finale che si aggiri tra il 71 e l'80, che equivale presso poco alla sufficienza piena. Il 100 e lode rimane l'obiettivo di pochi, solo il 9%. Concorda quindi che l'importante è finire ed uscire? Purtroppo sì, cioè a malincuore perché secondo me la votazione dovrebbe essere importante, però effettivamente un diploma serve. Perché è importante la votazione finale? Prima di tutto per l'università, perché ad esempio per il 100 so che ci sono delle agevolazioni, c'è cioè uno sconto se poi una persona vuole continuare a studiare e poi perché alla fine è anche una soddisfazione personale. Io ho preso 95, un po' mi è dispiaciuto di non aver preso 100, ma va bene così. L'importante è uscire e finire, sì. Però se vuoi trovare lavoro facilmente, il 100 lode no, ma un bel voto ci vuole. Diciamo di sì, ma secondo me bisogna puntare comunque ad avere una certa soglia di votazione, diciamo dall'80 in su, secondo me, poi. Per quale motivo? In realtà io lo dico semplicemente perché 8 su 10 è comunque un voto alto e abbastanza nobile, diciamo, quindi per me. Per una soddisfazione personale più che altro. Sì.